Ci sono dei momenti nella vita di tutti noi nei quali vorremmo dire delle cose e non ci riusciamo perché ci blocca l'ansia oppure l'emozione. Ci sono dei momenti nella vita di alcuni fra noi nei quali si vorrebbe semplicemente parlare e invece no, uno non ci riesce perché si blocca magari su una consonante o su una vocale, insomma parliamo di balbuzie, dalla quale però si può uscire come ha fatto Chiara Comastri, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, sì. Psicologa, sì. Benvenuta tra noi. Grazie. Quando è che ha cominciato a balbettare? Io ho una storia di balbuzie che parte dai 2 anni e mezzo, 3. Che è successo? Cioè, come... È successo, non si sa, nel senso che come in molti casi non è stata individuata una causa che ha scatenato la mia balbuzie. Una mattina semplicemente mi sono svegliata e ho iniziato a incepparmi, come si suol dire, per cui i miei genitori hanno semplicemente non fattomi pesare il problema, quindi io all'inizio ho vissuto questa cosa come se niente fosse. E adesso vediamo come è uscito fuori. Che succede quando, che succede quando uno si impunta? Perché? Allora, perché è diverso per ognuno in realtà, ma i meccanismi mentali che uno sente, i meccanismi di emozione che uno sente sono gli stessi. Qualsiasi tipologia di balbuzie, qualsiasi gravità di balbuzie ha comunque la stessa sensazione interna, nel senso che un balbuziente sente già prima il blocco. Mentalmente, cioè prevede mentalmente, sì, il momento in cui si fermerà. Sì. Sa già prima di iniziare la frase che si bloccherà su quella C di cucchiaio, se deve dire una frase, mi passi per favore il cucchiaio, quindi magari si inventa già un giro di parole. Dei giochi, esatto, oppure fa uno poi è molto creativo, no? Un balbuziente è molto creativo nel riuscire a inventarsi degli stratagemmi. Quindi io per esempio facevo finta di dimenticarmi. Mi passi per favore il cucchiaio? Ah sì, il cucchiaio. Quando qualcun altro magari interviene così perché tu sul blocco utilizzi un escamotage. Ecco che dopo ti scioglie, quindi non senti più quel blocco e mentale. Vai avanti. Sì. Senta, Paolo Bonolis ha detto, che dichiarato, che lui, come si dice a Roma, zagaiava, sì, da ragazzino perché aveva tante cose da dire, allora le metteva tutte assieme e non le usciva. Secondo lei è realistica come interpretazione? È vero? Non lo so, è possibile? La sensazione che si sente un po' è quella, specialmente per chi ascolta dall'esterno una persona balbuziente, un po' ha questa percezione, cioè come se tanti pensieri insieme, tutti insieme, si affollino e quindi c'è la parola che non riesce a essere coordinata con il pensiero, come se non riuscisse a stare dietro al pensiero o ai pensieri che si affollano nella mente della persona balbuziente, e quindi dà un po' il senso di tutta questa fretta, anche perché i balbuzienti solitamente parlano molto in fretta, hanno pochi tempi controllati, no? Internamente alla frase, quindi... Consigli per l'eloquio. Allora, noi abbiamo magari dall'altra parte della telecamera delle persone che hanno un problema come il suo nel passato. Lei come ha fatto? Diamo il micro anche consigli per venirne fuori. Ma a parte il giro di frase. Sì, nel senso... No, beh, quello è un trucco. Più che altro è un trucco. Una soluzione e non un trucco. Esatto. Ma io ne ho provate tante, dall'omeopatia al training autogeno, perché si diceva che la balbuzia era un problema di ansia, no? Per cui i balbuzienti solitamente sono molto agitati, quindi quello che succede è rilassiamoli. Però il problema è che poi questi rilassamenti, anche se uno li apprende, non riesce poi a utilizzarli in situazioni di stress. Certo. Perché il problema della balbuzia è che viene fuori proprio quando non vorremmo avere il blocco di balbuzie, quindi nell'interrogazione, con il capo ufficio, con gli amici, in alcune situazioni, e non sempre. La famiglia è molto importante, io per esempio ho messo insieme un po' da tutte queste pratiche, diciamo che ho sperimentato negli anni, un metodo che si chiama psicodizione, che mette un po' insieme la parte sia di dizione, sì, e poi soprattutto la parte psicologica, ma non nel senso di psicologia, andiamo a capire le cause del problema. Ma andiamo proprio a individuare quali strategie oggi possiamo utilizzare e modificare nella gestione dell'ansia. Allora, siamo in conclusione. Chiudiamo con quest'ultima domanda, che è: quanto tempo ci vuole? Perché altrimenti magari qualcuno vede dei risultati e poi si scoraggia. Quanto tempo ci vuole più o meno per uscirne fuori? Il corso mio dura 15 giorni ed è praticamente l'imparare l'ABC, come imparare una nuova lingua. Però poi chiaramente bisogna andarla a parlare con la nuova lingua. Vabbè. Allora, brava Chiara, grazie. In bocca al lupo a tutte le persone che hanno questo problema.